Il 12 luglio 1948 sul ring di Philadelphia, Ike Williams difende il titolo con Bo Jack. È partita la prima ripresa tra Ike Williams in pantaloncini chiari, opposto a Bo Jack, lo sfidante. Williams che ha conquistato il titolo nel 1947, sempre su questo ring a Philadelphia, quando ha messo KO Bob Montgomery. Williams ha difeso la corona per la prima volta 6 settimane fa a Los Angeles, mentre Bo Jack è salito sul trono mondiale 6 anni fa. Era il 1942. Legano i due, entrambi dotati di un fisico scultoreo. Williams comunque deve stare attento al suo avversario, perché può fare male con entrambe le mani. Entrambi in guardia normale, pantaloncini scuri per Bo Jack. Adesso lavora con il jab e poi prova al destro Williams. Deve intervenire l'arbitro a separare i due pugili. Williams è di Brunswick, nella Georgia. È nato il 2 agosto 1923. È un derby con Bo Jack, che anche lui è nato nella Georgia. Infatti è originario di Augusta, dove si gioca uno dei più importanti tornei golfistici, Augusta Master. Nato invece nel 1921, quindi gli rende 2 anni. Adesso prende coraggio però Bo Jack. A vuoto con il sinistro e poi con il montante destro. Prova ad accorciare la distanza Williams, che poi rischia su un gancio destro, montante destro, poi gancio destro, e ha cercato anche il sinistro, quindi è costretto a legare. Interviene l'arbitro. Due volte con il jab Williams. Risponde o tenta di farlo con la stessa arma Bo Jack. E si chiude qui la ripresa. Siamo nel quinto round, il precedente è andato a Williams. Williams che si è aggiudicato anche il secondo round. Tutti e due sono alla ricerca del KO, lo hanno dimostrato anche nei precedenti round. Parte con il gancio sinistro ancora lo sfidante Bo Jack in pantaloncini scuri. Jack, che prima di dedicarsi a tempo pieno alla boxe aveva anche fatto da caddy proprio alla Augusta National Golf Club, e adesso attacca con il montante destro. Ike Williams seguito dal manager Connie McCarthy. Deve intervenire nuovamente l'arbitro, poi il gancio sinistro di Jack. Non trova spazio Williams per piazzare i colpi, gli è sempre addosso l'avversario, che cerca la corta distanza per evitare il maggiore allungo di Williams. Sei centimetri in più per Williams. Uno e 77 Williams. In palio il titolo dei leggeri, che difende Ike Williams. Tocca con il corto gancio sinistro Williams. Viene avanti Jack. Il sinistro dello sfidante a due mani, risponde il campione. Prova anche il montante destro, il gancio sinistro però è di Jack. Spingono i due, corpo a corpo, non interviene l'arbitro, lo deve fare però in questo momento.
grande ripresa, tutti e due alla caccia del colpo risolutore, si affrontano a viso aperto, ormai hanno abbandonato ogni tatticismo. Con il destro risponde però Williams, con il destro Jack, adesso legano e interviene nuovamente l'arbitro, prova il montante destro, gancio sinistro da parte di Jack, a due mani Williams, tocca duramente nel finale di serie, deve intervenire poi l'arbitro, finalmente riesce a separare i due pugili. Siamo alla sesta ripresa del campionato del mondo dei pesi leggeri, difende il suo titolo Ike Williams, pantaloncini chiari opposto allo sfidante Bojack, parte deciso con il sinistro, adesso Williams ha sentito i colpi a due mani, si aggrappa alle corde, si appoggia, fa fatica a rimanere in piedi Bojack, momento di grande difficoltà in questa sesta ripresa, l'arbitro segue da vicino a due mani con il sinistro, il destro, il sinistro, serie incredibile, deve intervenire l'arbitro e si gira proprio per invitare l'intervento dell'arbitro Williams, finalmente arriva l'intervento che decreta la conclusione del match vinto da Ike Williams, che si conferma ancora una volta il re dei pesi leggeri sul ring di Philadelphia.